dall'alto, eccellenza. È caduto da giù. L'ho visto io. Ferruccio. Ferruccio. Eh? Che succede? Ma sei sicuro? Quello sì. Succede a te. Mancherò il nostro direttore generale, no? Ma sei sicuro? Non è tu. Lo trovo io, gettato. Non lo vede bene. Che c'è detto? Sei tu, non è vero? Ho avuto solo un'opportunità di stare insieme a Totò. E questo è stato il film In Settere di Roma, perché Steno e Moniscelli mi chiesero di fare questa partecipazione al film, perché dicevano che c'era un personaggio così cattivo, così carogna, che si permetteva di bocciare un povero uomo che doveva fare la licenza elementare per prendere un posto come usciere al Ministero, e non potevo che farlo io questo. Qual è il nome di un pachiderma, signor Guittacapo? Pachiderma qualunque. Un pachiderma. Partali! Vedo che non ha perso l'abitudine di insultare i suoi superiori, signor archivista capo! Ma signor maestro, io non so nemmeno cosa significa un patigerma! Ecco, già lo so, lei ce l'ha con me per l'affare del pappagallo. Perché parla del pappagallo? Che c'entra il pappagallo? Costui vuol fare l'archivista capo e non conosce le nozioni più elementari. Quindi vi tengo a ragion veduta che non può avere la promozione. È rovinato. Sent'Andro bocciato. Sent'Andro bocciato. Mi dica un po', signor archivista capo. Signor maestro. Permette che le faccia una domanda? Avanti, signor archivista capo. Mi faccia una domanda. E allora mi saprebbe dire che significhi la parola pagliatone? Che significhi pagliatone? Non esiste. Perché lei lo sa, signor archivista capo? Se non lo sapessi, non sarei qui. Non le avrei fatto la domanda. E allora ce lo dica, signor archivista capo, cosa significa pagliatone. Quando io andai a salutarlo dopo questa partecipazione, lui mi disse: siete bravo, molto bravo. Dico, fu l'unico contatto che tu avessi. L'unico contatto. Ma poi lo hai conosciuto. E poi mi disse: speriamo di fare qualche cos'altro insieme, qualche altro film insieme. Dico, ma molto volentieri, speriamo. E invece fu l'ultima occasione quella di che io lavorai con Totò. Poi passarono degli anni e una mattina, mentre stavo lavorando allo stabilimento di De Laurentiis, venne l'autista di Totò, mi portò un biglietto che mi invitava a cena quella sera se potevo andare. E io dissi sì, faccio tardi, ma senz'altro, dico... Ero così felice di rincontrare un'altra volta Totò, di poter ancora stare un po' insieme a lui, perché era tanto tempo che non lo vedevo. Voleva capire come avevo cominciato, che avevo fatto il teatro, molte cose. Insomma, sapeva, li annusava un po', perché lui aveva trovato, insomma, diciamo, adesso non voglio dire, ma un erede, o comunque uno che faceva andare la gente al cinema come lui. Sì, sembrava nella vita distaccato un po', diciamo così, di quello che poteva essere il suo lavoro. Invece era molto attaccato al lavoro, certo. Voleva delle informazioni. Naturalmente lui era il principe massimo, diciamo così, dei comici. Lui era veramente Totò, è unico al mondo, perché Totò non è che ci può essere un altro Totò. Noi siamo degli attori in mezzo ad altri attori, anche molto bravi, eccetera, ma non siamo dei fenomeni. Lui è proprio un fenomeno. I critici l'hanno quasi ignorato, non si sono accorti di Totò. Poi, dopo morto, è stato scoperto, è stato rivalutato. Forse è stato questo il suo rammarico durante la sua carriera. Ma per fortuna l'attore cinematografico sopravvive alla morte, non muore mai. Infatti noi quotidianamente vediamo Totò e ridiamo con lui. Lo vediamo vivo e vegeto. Foi isso aí.